problema anche di tempi che sono importanti, no? Rischiamo di perdere alcuni oratori e invece allora il quadro è questo. Comincio a dare qualche brevissimo, cioè, non ci sarà sicuramente la assessora regionale, ex assessora regionale, si è dimessa al welfare e al lavoro, si è dimessa e non ci sarà. Ha lasciato un messaggio, quindi non so Antonio, un messaggio che dispiace di non poter essere, ma per coerenza, essendosi dimessa, ha pensato che non fosse giusto presentarsi a rappresentare l'assessorato regionale. Questa è appunto, e non ci sarà sicuramente il Florindo Lomettino, l'editore Florindo Lomettino, per un problema di trasporti. Da Roma non è riuscito a cambiare il suo biglietto aereo. Quindi il quadro dovrebbe arrivare più tardi l'assessora del comune di Rente, Anna Maria Attese. Che non si è dimesso, e come ci sono, benissimo. Va bene, allora, il quadro è questo. Allora io inizierei un quadro. Il dottor Guerriero deve andare via, quindi deve intervenire entro le 5. Quindi primo elemento importante è questo, quindi ci atterriamo, però lo facciamo in qualche modo orientare rispetto al dibattito e facciamo parlare Donatella inizialmente. Ma volevo brevissimamente dire il senso di questa chiacchierata. Il senso di questa chiacchierata è, non a caso avevamo un l'altro quadro che riguarda il sistema universitario, ma anche tutti gli apparati esterni. Abbiamo la massima autorità del sistema penitenziario calabrese, avevamo la massima autorità del servizio sociale regionale rispetto a questo. C'è un'istituzione che tiene e un'altra che tiene meno rispetto a questo. Quindi ci limiteremo a questo. In più il senso era quello di discutere sui legami, sulla possibilità di rete, di collaborazione reciproca. Ne abbiamo discusso nella sessione precedente sui rapporti tra il PRAP e no, cioè tra il sistema penitenziario regionale, di cui abbiamo il provveditore, e il polo universitario penitenziario. Franca ci ha illustrato il quadro del polo penitenziario rispetto a questo. Quindi abbiamo discusso di quello, abbiamo discusso, sono venute fuori anche cose molto interessanti. Noi oggi, ora, in questa tavola rotonda, proviamo di nuovo a fare il punto con un quadro forse più ampio, che è quello del servizio sociale, perché noi siamo in questo ventennale, ma è il problema del sociale, no? Direi. Servizio sociale, il sociale è tutte le relazioni che, come a partire da un'università, che da un dipartimento di politica sociale, di scienze politiche e sociali, quindi il nostro dipartimento che si interroga e dice rapporti con il territorio, si interroga sulle opportunità, si pone il problema di quali sono le prospettive dal punto di vista, diciamo, della formazione universitaria, dal punto di vista evidentemente quali sono i progetti del sistema penitenziario calabrese, quali sono i progetti che noi ci proponiamo di mettere in campo, quali sono le possibili evenienze, prospettive di questa regione, di questo sistema regionale. Quindi noi discuteremo a tutto campo su questo, abbiamo possibilità diverse. E Donatella qui oggi rappresenta l'orientamento all'interno del sistema universitario e ora ci spiega come può essere importante l'orientamento.
ero lì in Trento, sicuramente del servizio sociale, ma lei è responsabile di tutto l'orientamento di Martinettale, quindi ci dà un quadro più ampio su questo. Diciamo i tempi che ci prendiamo sono 20 minuti massimo, tra i 15 e i 20 minuti a testa, quindi 20 minuti e...